Caterina D'Avinio, Il sofà sui binari, un romanzo pubblicato da Punto a Capo. Parliamo di un'autrice interessante, poetessa virtuale e non. Chiediamo un parere a Raffaele Polo. Eh sì, è eccezionale questo libro, veramente. Io vi faccio due o tre citazioni perché mi ha riportato con la memoria anzitutto a Victor Pelevin, alla Freccia Gialla. Pelevin, per chi non lo sapesse, e sono pochissimi naturalmente, è il più importante autore russo contemporaneo. Quindi ci riallacciamo anche a Bulgakov, c'è poco da fare, un pizzico di Kafka, un pizzico di Aspettando Godot, ma soprattutto Jonathan Coe. Jonathan Coe che con I terribili segreti di Maxwell Sim conclude così il suo romanzo. Beh, è facile, disse lo scrittore, posso dirtelo io come finisce. Mi fece un ultimo sorriso, un sorriso di scuse ma allo stesso tempo spietato, e schioccò le dita. Così. Ecco, questo libro è così, è un libro in cui l'attore, il protagonista, lo scrittore e lo stesso lettore si confondono, ma è una confusione piacevolissima che alla fine non lascia l'amaro in bocca. Grazie Raffaele Polo.